Vieni qua, dov'è? Grande emozione per questa compagine che, nonostante arrivata quarta, festeggia il suo ingresso, no? In questo memoria della prima festività vero. Meglio la vedi, io ti ascolto. In conclusione di questo primo anno di attività ci tenevamo a fare questo memoria. Speriamo che sia stato, diciamo, di stimolo per tanti. Sicuramente, vista anche la partecipazione, poi ho avuto la possibilità di guardare la parte, l'ultima partita, quella del gran finale. Li vedo abbastanza anche concentrati, tecnicamente ben messi, quindi sono ragazzi, insomma, che sono destinati sicuramente a crescere e fare grandi cose. Quindi facciamo ancora un applauso a questi quattro invitati. Si possono preparare intanto i terzi classificati, stiamo parlando della Milan Academy Cosenza e Eugenio Coscarello. Bene, il presidente Alessandro Vinci, che è sempre lì, quindi non si muove. Prego. Allora, ci diceva lo zio, tu sei il cuginetto di Cristian, hai vinto la tua medaglia, quindi hai fatto questa bellissima esperienza, a riguardare anche i tuoi cuginetti, cosa vogliamo aggiungere? Vogliamo salutare qualcuno in particolare? Questo qua è il primo. Molto emozionato, va bene. Grazie mille, grazie. Fermi. Grazie. Andate ragazzi, andate. Ci fate. Bravi ragazzi, bravi. E complimenti ancora ai terzi classificati Milan Academy Cosenza e Eugenio Coscarello. Grazie per la vostra partecipazione. Siamo giunti al termine, perché i secondi classificati li abbiamo già premati che dovevano andare via, e adesso è il turno dei primi classificati Milan Academy Paola Zeroschiello. A premiare è Angelo Ria. Un sottofondo musicale importante. Mister, ho fatto una coppa. Faccio la coppa.
Allora, tutti saltate e riprendiamo. Raga, uno fa! Via! Prima di passare alle altre premiazioni, buonasera, arrivederci. Prima di...